Allora, sì, è rinnovato il Consiglio dell'Ordine con la nomina delle cariche del consigliere presidente, del consigliere segretario e del consigliere tesoriere. Quindi il Consiglio ha preso atto nei giorni scorsi delle dimissioni presentate dai colleghi che avevano inteso rassegnare le dimissioni e ha disposto la surroga con i 6 dei non eletti e quindi nell'adunanza di oggi si è proceduto alla nomina delle cariche. Ovviamente il mio auspicio, intanto ringrazio i colleghi che con il loro voto hanno permesso la mia nomina a presidente. L'auspicio è quello che ovviamente il Consiglio, nel solco tracciato già da tutti coloro i quali hanno fatto parte del Consiglio, hanno presieduto il Consiglio, hanno rivestito incarichi apicali all'interno del Consiglio, sia quello di continuare a lavorare sempre nell'interesse del Foro, nell'interesse degli iscritti, nella valorizzazione sempre di più del ruolo dell'avvocato all'interno della società e nei rapporti con le istituzioni, in questo senso continuando l'opera che è stata già intrapresa in precedenza. Al di là dei meriti di chi l'ha preceduta, in che cosa secondo lei si può migliorare il Foro di Lecce attualmente, nei prossimi 4 anni? E intanto l'avvocatura deve essere pronta a raccogliere quelle che sono le sfide che il futuro prospetta. E evidentemente l'attività del Consiglio si deve necessariamente porre in un solco di continuità con i consigli precedenti. Quindi l'attività del Consiglio sarà evidentemente finalizzata alla tutela di quelli che sono gli interessi dell'avvocatura, per come poi nell'ambito delle dinamiche anche future si andranno realizzando quelle che possono essere le esigenze di valorizzazione del ruolo stesso dell'avvocato. Grazie, grazie Ciao. per il tempo, in bocca al lupo per la nuova esperienza. Ciao. Ciao, ciao. Buongiorno. Buongiorno.